È arrivato il gelo anche al comando dei Vigili del Fuoco di Arezzo. Nella sede di Via degli Accolti, infatti, è calato un triste sipario. Da diverse settimane una delle serrande dell'autorimessa che custodisce i camion di intervento è guasta, tanto da costringere i Vigili del Fuoco a correre ai ripari, improvvisando un grosso sipario di protezione che insieme alle stufe da campo deve scongiurare il congelamento delle pompe antincendio dei mezzi, altrimenti destinate al guasto irreparabile o al blocco per il grande freddo. L'ennesima riprova che burocrazia e politica tutta ci hanno dimenticato o si ricordano del Corpo Nazionale solo e purtroppo in occasione di calamità e disgrazie, dice Andrea Bindi, segretario provinciale del CONAPO, sindacato autonomo Vigili del Fuoco. A nostro avviso episodi di questo genere non dovrebbero mai avvenire e andrebbero scongiurati per tempo. Considerando anche l'età media e l'inadeguatezza del nostro parco macchine, c'è sempre più difficile combattere le emergenze che siamo chiamati ad affrontare ogni giorno se quelle stesse emergenze rischiano di mettere in ginocchio anche noi. Ogni giorno prestiamo soccorso tecnico urgente come unico e solo corpo dello Stato impegnato su questo fronte tra mille difficoltà. Oggi ci mettiamo una pezza, concludono dalla segreteria provinciale del CONAPO, anzi un sipario con la solita buona volontà ed iniziativa personale che non ci sono mai mancate, ma quel sipario oggi vogliamo anche aprirlo agli occhi di tutti per mostrare il vero volto del disagio che spesso viviamo dentro le nostre caserme e dentro i nostri mezzi.